Buon pomeriggio amici, siamo ad Amantea, ma anche per raccontare un attimo questa settimana che va dal 20 al 27 di luglio, quello che in pratica dovremmo raccontare di un mare, di un Tirreno, di una zona molto commerciale come appunto quella di Amantea. E qui abbiamo diversi lidi, ma qui partiamo proprio dalla parte finale, andando verso Paola, del lungomare di Amantea. Racconteremo, cerchiamo un attimo di capire cosa c'è, qual è la realtà in questo momento anche dei privati con i lidi, le presenze, e cosa prevedono anche loro per quanto riguarda il mese fine luglio e il mese di agosto. Che lingua? Sempre male scritto sulla sala. Che tornavo da te. Com'è il mare, pulito? No. Non è pulito? No, domando, è una domanda. Non penso, io non sono andato ancora. Non è andato, ma lei è il primo giorno che è qua? Il primo giorno è qua, sì. Qua, è qui che a mare qui, il primo giorno? Sì. Com'è? L'ha visto il mare? Io ho visto il mare e si vede che non è pulito lì. Si vede? Sì. Ah, si vede? Grazie. Vediamo un po' se si vede che non è. Com'è il mare, pulito, signora? Buongiorno. È pulito il mare? Sì, oggi è pulito abbastanza, sì. Allora, sentiamo il signore perché mi sembra che lei è più alla lettura. Ecco, no, siccome vorremmo. No, signora, siamo in Italia all'estero anche raccontando i calabresi nel mondo. Com'è il mare? Oggi è buono, secondo me. Voi siete calabresi? Calabresi che viviamo a Roma. Quindi ci può seguire su Sky 875 879 e più in Calabria con RTC Telecalabria sul 17 oggi pomeriggio. Senta, mi faccia capire la parte legata al mare, anche perché lei è il primo giorno che viene qua. No, è già qualche giorno che veniamo qui. No, perché noi, per noi la testimonianza di chi fa la vacanza è reale. Sì, è così, dipende, ormai ho sperimentato che dipende dal vento. Dal vento? Alcune volte quando c'è il vento che viene dalla parte della Sicilia, mi pare che tutta la monnezza della Sicilia viene qua. Quando invece ci abbiamo il vento di tramontana, al contrario, monnezza andiamo alle isole Eolie. Cioè. Diciamo è una vacanza locale, ma anche calabresi di ritorno siete voi. Sì, originari di provincia di Cosenza, veramente di Carolei. Ah, Carolei. Però abbiamo casa qui adesso. Da tanti anni? Tanti anni, sì, ci troviamo. Vi conoscete bene Amantea, in quello che è il contesto anche commerciale. Ecco, com'è Amantea oggi, 2016? Un passo indietro, un passo in avanti, è stabile? Direi abbastanza stabile, diciamo. Ci si vive bene perché è un paese vivo, anche d'inverno veniamo.
ci sono i negozi, insomma. Molto commercio, noi apprezziamo molto. Sì, sì, a differenza di altri paesi del litorale qui, dove magari viene inverno non trovi nessuno, invece qui c'è sempre una certa vivacità, insomma. Diciamo, ci sono imprenditori che ci credono anche 365 giorni l'anno. Esatto, forse dovrebbero concentrarsi un po' più sul mare, ecco, le amministrazioni, le cose, però insomma... E così probabilmente. Quelli che hanno lavorato una vita adesso passano la pensione. È vero. Godete del lavoro fatto. Il lavoro fatto, adesso veniamo a restituire qualcosa qui alla Galata. Ma difendete sempre il territorio quando si è a Roma, perché ultimamente di Roma se ne parla malissimo. Abbiamo visto quel cinghiale lì, non so se del. Va bene, sono cose che magari. Ma è così per come la stanno raccontando Roma, secondo lei? Ma adesso probabilmente ci sono più mezzi di trasmissione, insomma c'è più, esatto, di comunicazione, di cose, quindi i fatti si rilevano immediatamente, anche il cinghiale che va, una volta magari c'era lo stesso però non se ne parlava. Noi viviamo a Roma dal 72, 71, insomma gire volte è sempre uguale, non è che non notiamo nessuna differenza. Ha votato la Raggi lei? No, veramente noi siamo abbiamo vissuto a Roma, ma viviamo a Civitavecchia. Ah, Civitavecchia, come no? Posto di porto straordinario di alta mare, si vive bene, si vive meglio a Civitavecchia che a Roma comunque, perché abbiamo vissuto. Ma lì c'è Santa Marinella vicino pure. Certo, Santa Marinella, Santa Severa, Tarquinia. I limiti della Toscana, insomma, sono bei posti. Benissimo. Però veniamo qui. Però venite qua, bene. E ringraziamo i signori che sono i calabresi di ritorno, e quando noi parliamo dei calabresi di ritorno sono questi signori che in ogni caso presentano e propongono sempre il buon turismo, perché poi alla fine dice, abbiamo lavorato lì una vita, riportiamo qualche soldino qui nella nostra terra per raccontare come sempre, poi passare anche forse quello che non hanno passato negli anni legati al lavoro e forse dedicarsi di più, ecco, questo è importante. Noi continuiamo ancora, sentiamo alti, questi sono i lidi privati, dall'altra parte c'è la spiaggia libera, però diciamo la differenza è poca, perché poi il contesto del mare è sempre lo stesso. Andiamo avanti. Signora, lei nella parte dove si vede il mare sporco adesso, attenzione, no, perché la parte proprio, vedete cosa c'è in acqua adesso, guardate un po', che ore sono? Un attimo, sono le 12.05, guardate. Vedete cosa emerge? Non so se stai qua. Iva, stai prendendo quella parte del mare, ecco. Ecco, a mezzogiorno arriva questa scia e che è onestamente. Hai fatto un primo piano? Ma che cos'è? Certo non è mare pulito, ecco. Vieni qua. Oggi è il 20 di luglio, no? Per non.
Beh, questo è un altro lido rinomato qui di Amantea, chissà. Si chiama Lido Mediterraneo. Ecco, le presenze. Vediamo un attimo, è mezzogiorno sempre. Cerchiamo di capire. Com'è il mare? È salata, eh? Lei sparo spiritoso, vedo, eh? Buongiorno. Vedo che è abbronzato. Com'è il mare? Il mare è bello. La verità, intanto che la verità lo giuri. Il mare è una cosa fine qua. Stiamo un po', ti dico francamente, stiamo comportando, poi qua c'è un attendimento e tutto bene. E questo qua è importante. E lì dov'è? Da Mantea. Ah, Manteano. Nato, cresciuto, pasciuto e lavorativamente? Io però sono stato all'estero. Dove sei stato? Sono stato in Venezuela 12 anni. Ah, Venezuela, quindi... No. Fatti i soldi? Era soldi, comunque ero giovane, pensavo la vita così. E poi per il resto l'ho fatto negli Stati Uniti. Stati Uniti d'America. Quindi immagino quante cose ci puoi raccontare. Che te ne posso raccontare se mi ricordo? Come ti ricordo? Cosa hai fatto in Venezuela? Venezuela. Lavoravo e poi avevo un po' di passatempo. Cioè eri un mandrillo? Beh, quasi. Un mandrillone. Beh, diciamo che però la pensione la passi qui in Calabria. Ma adesso la vecchiaia la voglio passare qua. Che sciale qua. Ogni tanto vado a vedere i figli. Dove sono? In Stati Uniti. Ah, Stati Uniti, dove precisamente? Sono vicino a New York, si chiama Long Island. Ah, Long Island, vicino a New York. Cosa fanno lì? Cosa fanno? Mio figlio è rappresentante di insurance. E mia figlia lavorava, ma adesso... Ma sono nati là loro? Naturale. Hai capito. Come? Quindi hai figli americani? Passaporto americano? Passaporto americano? Sì. Ma pure tu il passaporto americano? Caspita. Ah sì, ce l'hai ancora? E questo qua... Hai doppia cittadinanza? Tre. Italia. Venezuela. Cioè tu dici dove decidi di andare... Dove tu mi vuoi, Anna? Senti, ma i soldi dove li hai depositati? No, questi soldi oggi mi mangio io, domani se ne parli. Ma scusa, ma i soldi li hai lasciati per il Venezuela, Italia o America? No, questo qua una parte ce lo do ai miei figli se bravo, hanno bisogno. Bravo, se senti, che ricordi hai? Quanti anni fa sei andato via dalla Calabria? Io? In Venezuela. Quanti anni avevi? Avevo 21 anni. 21. Hai deciso così di andare via? Sì, qua sì. Perché? Perché esploravo tutto quanto. Esploravi. Mi piace questo fatto di esplorare. Esplorare. Grazie a Dio tutto quanto bene. Mi ho cavato 12 anni, non sono venuto mai in Italia. Per 12 anni? E mamma e papà? Ti davano per dispersi? No, ci mandavo la fotografia. Solo la foto? Immagino sempre con belle donne. No. No, che dici? Beh, da 2 metri. Oggi con un video corre con dollari. Cioè, faccio capire. Tu a mamma gli mandavi solo la foto single se per far capire che invece se ti vedevano che ti... Ma si sapeva lui che io non dormivo. Era uno serio. Comunque mi è passato bene i miei 84 anni. Quanti? C'ho 84 anni. Con la buona salute. Ma infatti il 23 di agosto 85. 85, guardi, metto una firma, 85 come i tuoi. No, come i tuoi, cioè inteso, cioè, ci metto una firma subito perché sei sveglio. Tre firme ci metto. Tre firme. Una ce la metti in Venezuela, una Stati Uniti, una in Italia. No, ci metto tre firme perché inteso arrivare a 85 anni, fresco, così, cosciente. Grazie di quella. No, oh, signora, grazie. La buona coscienza anche. Oh, beh, sarà. Perché hai fatto anche buone cose. Quando uno fa delle buone cose e non fa... Ma ha trovato sempre delle vie buone, sempre di ore. Il signore dice, all'ultimo ti ha dato sempre la soluzione del problema. Mi sembra smarrito, però mi sono trovato sempre... Cioè, ti eri smarrito qualche volta, però hai trovato la via giusta. Senti, 85 anni, qual è il segreto? A parte le belle donne. Il segreto è mangiare e stare calmo e nello stesso tempo... Di non passare il limite. Il limite. Senti, ti chiami di nome? Franco. Franco detto? Naborre. Naborre detto? Falignano, sono detto? Io. Detto come? Detto. Franco detto mandrillo? No. Un mandrillo sa quello che usiamo noi. Al trapano. Al trapano? Vabbè, grazie, okay. Intanto sei stato mi gentile. Piacere. Ci saluti. Cioè, parli l'inglese?
Un poco. Vuoi salutare i figli in America? In America mia moglie, ai miei amici, questo qua in spagnolo, mi hijo, tutto. Ed, my son and my daughter. Ah, beh. Immagino. Franco ti chiami, sì. Detto Ciccio. Ciccio. Okay, ciao Ciccio. Bene, abbiamo per un attimo ho parlato con un amico, perché poi quando tu incontri questa gente io veramente mi riempio il cuore, perché poi alla fine è quella gente genuina che sa esprimere anche il pensiero che noi vogliamo. Grazie. Grazie. E questi, noi vogliamo questi calabresi in giro per il mondo, grazie, non quei altri calabresi. Qua, si dice qua, Roma. Napoli Amantea terza. Roma Napoli Amantea a terza. Grazie. Bene, allora continuiamo ancora. Questo è il Lido Mediterraneo. Sì, lui in caso tu non ce la fai a ritornare in acqua, cioè viene e ti salva lui. Ok, ci vediamo. Ecco. Grazie. Grazie a te, bene. Allora, questo è un po' il Lido movimento o poco ancora? Guarda, abbiamo lavorato abbastanza nei primi giorni di luglio, ma c'è stato un po' di maltempo e quindi... Ecco, cioè, l'aria, ecco, non è quella proprio non calda. Non è proprio calda, sì, purtroppo sì. Cosa però... dicono i bagnanti? No, si trovano bene, fortunatamente. Abbiamo diversi clienti dal Canada. Dal Canada? No, loro sono del Belgio, abbiamo avuto clienti del Canada. Belgio, ma origine italiana? Sì, sempre origine italiana, poi? Sì. Poi abbiamo qualche cliente del Nord Italia. Nord Italia? Bergamo, Svizzera italiana, Svizzera tedesca. Tedesca, però sempre italiani di origine. Sì, sempre italiani di origine. Quindi, ma sono i calabresi di ritorno, secondo te? Sì, sono un po' tutti quanti calabresi che vengono qui per ritrovare le loro origini in Calabria. Ma molti amanteani e delle zone vicine? No, zone vicine più che altro. Amanteani ce ne sono, però quest'anno diciamo che lavoriamo con molti calabresi che sono di altre zone che vengono e scelgono Amantea, diciamo. Fammi capire, ma mi vuoi dire che in ogni caso forse il vero turista che arriva da Milano, da Roma, dalla Germania, l'abbiamo perso? No, ancora no. Ancora c'è ancora qualcuno? Qualcuno c'è. Ci diciamo da 1 a 180 sono calabresi di ritorno? Sì, dall'estero molti sono calabresi di ritorno, è vero. Quindi è un turismo di ritorno? È un turismo di ritorno, ma noi ci sta bene lo questo. Però abbiamo anche molti turisti che vengono dal nord Italia, che non sono calabresi, vengono qui per vedere la Calabria, le bellezze calabresi, assolutamente. Amantea si difende bene, abbiamo centro storico, poi le inquadriamo il centro storico. Il corso, Viale Margherita, che è pieno di negozi, i lidi. Sì, sì. Bravi imprenditori, diciamo tanti lidi. Sì. Quanti lidi ci sono qua ad Amantea? Sul lungomare siamo 7, poi ce ne sono altri che sono sempre sulla costa amanteana che vanno verso Campora, Coreca, ce ne sono di diversi. Quindi intorno ai 12 compreso Coreca. Sì, credo che con Campora arriveremo a una quindicina di lidi, più o meno. Parliamo di territorio di Amantea, giustamente. Sì, tu ti chiami? Francesco. Grazie Francesco, noi contiamo ancora. Vedete, grazie ancora. Come diceva Francesco, il centro storico è rinomato, noi abbiamo tante immagini, abbiamo fatto tante cose negli anni legate al centro storico di Amantea e anche altri lidi, la spiaggia libera, che c'è uno spazio ben definito tra un lido e l'altro, notate la spiaggia libera, e qui tanti calabresi di ritorno che sono in vacanza per il mese di luglio. Noi continuiamo ancora e cerchiamo un attimo di capire insieme alla gente bella, come poco fa abbiamo incontrato l'amico che è calabrese, che ha vissuto in Venezuela, negli Stati Uniti d'America, dove i figli sono nati negli Stati Uniti d'America. La nostra regione è una regione di emigranti, che poi il cuore alla fine rimane sempre in questo territorio. Loro sono turisti che... Lei è nata in Belgio ma è calabrese di origine, i genitori sono calabresi di Amantea? È di Campora San Giovanni, stesso comune, Amantea. Lui è sardo, ci possono seguire anche su Sky 875-879. Poco fa ricordavamo, perché loro sono vicino a Marcinelle, dove siete voi? Vicino a Charleroi. Charleroi, dove ci sono tanti calabresi, è lì, è la terra di tanti calabresi. E parlando della tragedia di Marcinelle, parliamo dei minatori che hanno perso la vita, erano tanti calabresi, dove il governo italiano vendeva queste braccia per avere in cambio energia. 200 kg di carbone valeva un italiano. Ecco, un italiano valeva 200 kg di carbone, tanti di questi ci hanno rimesso la pelle, erano calabresi. Ecco, e poi la cosa bella è che la signora stessa diceva: mamma e papà sono calabresi, io ritorno. Ecco, è un po' ritornare al passato, è vero signora? Ritornare al passato. Lei è la figlia, ti chiami? Megan. Lei è nata in Belgio anche?
Sì. Bene. È la prima volta che vieni in Calabria? No, è la terza volta. Ecco, parla poco l'italiano pure lei. Ecco, lasciamo un po' di italiano, lasciamelo, sennò si perdono i contatti. Ecco, ti piace la Calabria? Sì, sì, è bello. Cosa ti piace? Tutti, la spiaggia, tutti. La gente? Sì. La gente. Parla il dialetto o l'italiano lei? I due. Tutte e due? Sì. Perché i nonni ti parlavano in dialetto? Sì. La nonna parla in dialetto? Sì, mia nonna. Bene, tu ti chiami invece di nome? No, tu di nome, come ti chiami? Dolores, che Dolores. Luciano, Dolores, tu invece? Megan. Grazie ancora a loro, anche perché è un po' è come ritornare indietro nel tempo, perché qui c'è parte della nostra storia dell'immigrazione, al di là di quella che è la comunità oggi europea unita, siamo un'unica cosa, però dietro c'è tanta immigrazione, c'è tanto anche tanta sofferenza, tanto lavoro del passato. Grazie ancora. E noi continuiamo ancora, anche perché vedete, ogni ombrellone ha una sua storia, ogni ombrellone c'è una famiglia, c'è gente che arriva da lontano. Voi da dove arrivate? Tutto il mondo. Okay. Da dove tutto il mondo? Una città, una nazione. Da dove arrivate voi? Da dove arrivate voi? Canada, calabrese di origine. Io sì. Ecco, lei invece no. Barese. Pugliese, siamo cugini. Sicilia e Puglia siamo cugini, noi siamo in mezzo. Ecco, in Canada dove precisamente? In Alberta. Ah, Edmonton. Sarebbe la parte ovest del Canada, vicino a Vancouver. Ah, quindi lontano da Montreal. Sì, sono 3 ore e mezza di aereo. Sono severi quando si entra in Canada, i controlli? Sì, sì, assolutamente, sì. Vediamo qualche filmato legato agli arrivi? No. È semplice. Aprono tutto, ti controllo al massimo. Anche il sangue. Il sangue che zero positivo, la pressione, pure la pressione di controllo. Senta, e in Canada cosa ha fatto? Come cosa ha fatto? Cioè, ho capito che ha lavorato, cosa faceva nella vita? Abbiamo una carrozzeria. Io? Ah, una carrozziere. Sei il famoso martelluzzo magico. Un bravo meccanico. Meccanico, tu meccanico, non carrozziere. Tutte e due. Fai carrozziere e meccanico. Sì, tutte e due. Quindi hai fatto i soldini là. Ho arrangiato. Quando non si vuole dire se uno ha fatto i piccioli, dice, no, perché poi dice no, c'è qualche parente calabrese, dice no, ai piccioli chiediamo un aiuto, come ti chiami? Piccioli, no? Borrelli. Borrelli di nome? Agostino Borrelli. Agostino Borrelli, quanti anni fa sei andato in Canada? 1962. Una miseria, parliamo di 54 anni fa. Giusto. 54 anni fa. Sì, ma io ritorno sempre in Italia. Quanti anni avevi? 20 anni? 18, 15? 20. 20 anni? Mi ha detto l'età, così, hai visto? Ho sbagliato allora. A 74 anni si riporta bene, però. L'ho fregato io a lui, Però va bene, perché sembra che gli uomini non ci tengono a dire l'età, più delle donne alle volte. Sì, giusto. Agostino si dimentica quanti anni tiene. Agostino si dimentica? Si dimentica, quanti anni tiene così? Senta, ma lei ha portato la macchina a riparare? Io? Qualche volta. Ma non paga. Una cliente che non è buona. E quando è arrivata con la macchina, l'hai folgorata. La prima volta che ha preso la patente, e lei ha guidato una macchina una settimana. Dopo una settimana mi chiama e dice: Agostino, la macchina è fermata. Vado lì e sai cosa è successo? Non c'era benzina. È un classico delle donne questo, la macchina. Senti, no, fammi, perché poi mi piace, perché poi raccontando la tua storia si raccontano un po' le storie di tanti calabresi emigrati. Sei di Amantea di origine? Paese? Vicino qua, un paese, Aria dei Lupi, lago. Al lago? Sì. Al lago, Rogliano. No, qui. C'è un altro lago qui sotto. Come si chiama? Lago. Lago, ma è comune? Lago. Ah, lago comune, proprio. Lago è paese, proprio, non è una fazione, lago. No, lago. Ah, e poi di cos'è? Stai sopra Mantea? Sì. A 15 chilometri qui sopra, hai capito? Sì. E quindi dal lago ogni tanto, poi il cuore è sempre qua, poi le origini. Ma hai incontrato qualche amico d'infanzia? Sì. Amici d'infanzia, che vi siete cresciuti quando avevi 15 anni, 10 anni? Qui, è logico. Due, tre te li ricordi? No? Tanti. Così li salutiamo e ti guardano. Chi sono? Chi è che ti chiama sempre quando sei lì in Canada? Angelo Gaudio. Angelo Gaudio, poi? Piero. Piero, è lui, Piero è un altro. Sì. Piero, ma tu vivi qua, Piero? Sì. Al lago? Lui è calabrese. Poi ti chiama, ti dice che cosa? Ma vengono ogni tanto in Canada?
Ogni tanto. Non gli piace il freddo, quello hai fatto. Fa freddo? Sì. Quanto? Oh, no, lo vuoi dire, lo vuoi sentire? Sì. 40. 40. Meno! Sotto zero. Sì. Tu sei cognata? Sì. Beh, è una ricchezza essere sua cognata. Sì, sì. 40 meno. 40 meno. Ti passa... E avete il pigiama di che pigiama avete là? Blindato? Coperto al massimo. Avete i riscaldamenti interni, camminate a batteria? Quasi. No. Cioè, 40 gradi, ma è secco lì il freddo. Secchissimo. Sì, secchissimo. Secche praticamente. Ma, scusa, quanti mesi l'anno? 3-4 4 mesi, 7 mesi, tu guarda. No, veramente l'inverno è quasi 6 mesi, possiamo dire. 4 mesi freddi così? No. 3 mesi così freddi? No, freddi dai, scende dai 40, meno 10, meno 5. Però come si vive lì questo quando c'è sto tempo? Molto facile. Facile, ma andate in giro con la macchina? Sì. Passeggiate pure? Sì. Ah, passeggiare a piedi no. Dentro la macchina. Passeggiamo dentro la macchina. I negozi avete, diciamo, detti centri commerciali. È uno dei più grandi al mondo. Quali? Il centro commerciale dove siete voi? Sì. Quindi è tutto chiuso, quindi all'interno. Scusa, è tutto chiuso. Per il freddo. Sì, chiuso. C'è la piscina, c'è tutto lì dentro. C'è le case, noi, c'è la barca, c'è tutto là. Senti, se dovessi tornare indietro lo rifaresti la stessa vita? Perché no? Bella, Ma mi piace. Perché lì? Perché l'estate è molto bella lì, però, L'estate è bellissima. Hai figli? Sì, due figli. Adesso sono a carrozziere meccanici anche loro? No, hanno cambiato mestieri. Papà, ho detto papà. Non mi piace. Non voglio le mani sporche. Le mani sporche no, e chi hai rilasciato l'attività? Hai venduto? Ce l'ho ancora. Ancora lavoro? Io lavoro. Bottiglia. A me piace il lavoro. Piace il lavoro? Sentate guardare che fai. Mi piace, piace. Hai operai? Sì. Quindi carrozzieri, meccanici? Sì, sì, assolutamente. Quindi lì siete bravi, ecco, voglio. Bravissimi. Ma nel cambiare, quando si rompe uno sportello, cambiate intero lo sportello o lo riparate anche? Dipende dalle Dipende dalla Vabbè. Si vive quanto ci serve per vivere lì? Al mese o all'anno? Al mese. Dipende come vuoi vivere. Caro. Vuoi vivere? Molto caro. Sono i 3.000 euro al mese di qua o di più ci vogliono? No, 3.000 bastano. 3.000 euro bastano? Sì. Si vive onestamente? Onestamente. Cioè si vive all'osso, come si dice? No, a un buon livello. Cioè 3.000 euro si vive a un buon livello o sotto il livello della... Normale. Diciamo è una famiglia normale, 3.000? Sì. Stare bene servono 6.000? Sì, se vuoi viaggiare? Se vuoi viaggiare, vuoi girare, vuoi vivere... Cina, mangiare fuori? Mangiare fuori, ci vogliono 6.000 euro. Non ci bastano manco. 3.000 sarebbe la famiglia dei 1.000 euro qui da noi. Più o meno, bene, sì, è così. Sì. Bene. Grazie. Tu ti chiami? Agostino. Grazie Agostino, grazie alla cognata, ecco, grazie alla moglie che l'ha conosciuta con una si è fermata con la benzina, l'ha rimorchiata. Sotto tutti i punti di vista l'ha rimorchiata. Noi continuiamo ancora, andiamo avanti, stiamo raccontando vita da villaggio all'interno del Lido, ma con gli emigrati di ritorno, che in qualche maniera un po' di cuore ancora c'è qua. C'è tutto ancora il cuore. La terra tua è sempre il tuo cuore. Ecco, calabresi lì ce ne sono tanti. Pieno. Quelli sono numero uno. Numero uno in calabrese. Grazie, andiamo avanti. Grazie, buona giornata. Anche a voi.
Oh, ma questa una los amigos, caballero. Ma questa qui vi divertite assai. Certo. No, ma dove siamo? Qui un Alto Lido. Lido azzurro. Ma qual è il pezzo che loro ballano per la maggiore? Quello che proprio escono e impazziscono. Vabbè, ormai è Sofia, perché il tormentone del Sofia. Qual è Sofia? Come fa Sofia? Quella che abbiamo appena fatto. Ah, quello di prima. Sofia di Albaro. Albaro. Sì, sì. Ecco, beh, diciamo che è quella che tira di più, no? Sì, sì, sì. Ma noi ci divertiamo! Allora facciamo una cosa, facciamo un saluto a Raggio di Sole. 3, 2, 1. Ciao Raggio di Sole. Ciao Raggio di Sole. 3, 2, 1, vai. Ciao!